pensavo che quest'anno i miei pomodori l'avessero scampata dagli attacchi dei vari animaletti, delle varie farfalline, dei vari vermi, ma guardando con attenzione, ogni sera vengo a fare un'ispezione e ho scoperto, ecco qui, un attacco ai pomodori. Ecco qui. Non vorrei che fosse un attacco come quello patito in qualche anno precedente, cioè dove quando la tuta assoluta attaccò i miei pomodori, distruggendo una serie di piante. Quindi adesso cercherò di intervenire in maniera preventiva contro questo, ritengo sia la tuta assoluta o la nottua, non so, che abbia attaccato questa mia piantina. Adesso quindi farò un intervento col Bacillus thuringiensis, sperando di tempestivamente riuscire a salvare le altre piantine, che sono davvero tante, guardiamole. Le altre piante non mi sembrano attaccate, però ecco, il segnale che ho avuto dall'analisi di quella piantina mi fa temere il peggio. Prima di trattarlo col Bacillus thuringiensis vorrei avere la sicurezza che si tratta di larve di nottua o tignola del pomodoro, contro le quali appunto il Bacillus è molto efficace. Io penso di sì, perché comunque mi sembra di stare avendo gli stessi danni che ebbe tempo fa, però non si sa mai. Provo a staccare un pomodoro colpito per vedere appunto se c'è dentro ancora questo animalaccio. Vedo niente, è scappato. Comunque, sicuramente è stato qualche larva. Provvederò quindi al trattamento, almeno su questa pianta. Qua vedo anche delle foglie danneggiate. Non riesco a capire, non vedo larve, però sicuramente saranno state loro. Quindi comunque, a scopo preventivo farò questo trattamento. Ecco qui, ho fatto il composto, ho riattivato la polvere di Bacillus thuringiensis mettendo 8 grammi in più o meno 5 litri d'acqua, più o meno 5-6 litri d'acqua, e poi niente, pian piano faccio questo trattamento la sera con la mascherina, anche se questo è un prodotto biologico, però è chiaro, sempre meglio stare attenti a non respirarlo. Come ogni pomeriggio vado a controllare le mie piantine di pomodoro seminate nei vasi sul mio balcone per vedere se è tutto a posto. Mi accorgo che questa volta c'è qualcosa che non va. Alcuni dei miei pomodori presentano dei vistosi buchi. Presumo che sia stata qualche larva a fare questo lavoro. Guardando con pazienza, noto la presenza di quello che penso sia una larva di farfallina, piuttosto dannosa per i pomodori, la tuta absoluta. Guardando meglio, mi sembra che le piantine siano state attaccate anche dalle nottue, parassiti simili che provocano più o meno gli stessi danni e che possono essere combattuti con gli stessi metodi. Innanzitutto cerco di individuare tutti i parassiti e di eliminarli dalla pianta.
comprato questo prodotto che dicono sia molto efficace, il Bacillus thuringiensis. Leggo con attenzione le istruzioni presenti sulla scatola. Per quanto riguarda il pomodoro, è efficace contro nottuidi e tignola del pomodoro, la tuta assoluta. Per quanto riguarda le quantità da applicare del prodotto, sempre seguendo le istruzioni, utilizzo 1 grammo per ogni litro di acqua. Il prodotto dapprima viene sciolto in un piccolo quantitativo d'acqua e poi si aggiunge alla restante acqua. Io ho fatto in questo modo, ho mischiato via via il prodotto facendolo sciogliere in quantitativi di acqua via via maggiori fino ad arrivare alle quantità indicate dalle istruzioni. Dopo aver eliminato le larve visibili, spruzzo il prodotto a base di Bacillus thuringiensis. Sulle istruzioni sono consigliate 3 applicazioni per stagione, con un intervallo dai 7 ai 14 giorni. Il giorno dopo noto ancora la presenza di alcune larve. Libero le piantine dalle foglie inutili ed elimino qualche altro pomodoro che è stato soggetto ad attacco. Distanzio inoltre i vasi per evitare quanto più è possibile alle larve di proliferare. Tutti i pomodori e le foglie che elimino li metto in una bustina di plastica che prima di buttare chiuderò per bene. Gli interventi non finiranno qui. Sono ancora parecchi i pomodori da salvaguardare. Sono passati 7 giorni da quando mi sono accorto dell'attacco subito dai miei pomodori. Ho fin da subito eliminato le larve, fatta pulizia. Poi, 4 giorni fa, ho applicato il Bacillus thuringiensis. Dopo 4 giorni dall'applicazione di questo prodotto, le larve sono sparite. Quello che ho appena mostrato è ciò che avvenne nel 2022. Spero che quest'anno non succeda la stessa cosa. Comunque, a scanso di equivoci, ho utilizzato lo stesso trattamento che ho fatto nel 2022 e che si è dimostrato efficace.